Gianni Colacione per Libre TV, 24 aprile 2016, siamo nella stanza del segretario dei Radicali Italiani Riccardo Maggi, l'abbiamo qui di fronte a noi, e in occasione di un'assemblea degli iscritti al Partito Radicale Transnazionale. Ecco Riccardo, l'atmosfera insomma era abbastanza calda, una cosa che si trascina da un po' di tempo, una divisione interna, ormai la cosa abbastanza si può dire codificata quasi, anche nel linguaggio, negli interventi di molti esponenti. Ci sono stati scambi anche abbastanza diretti, quasi personali, tra alcuni esponenti. Tu pensi che insomma si possa arrivare a una sintesi? Non credo che si voteranno documenti, ma comunque sia una sintesi. Servirà a qualcosa questa assemblea? Ma questo ce lo auguriamo tutti. Intanto ora io, secondo me sarebbe già un ottimo risultato se questa assemblea segnasse come dire, un punto di avvio di ricerca di un percorso che porti a trovare il modo di fare, di convocare nel modo migliore un congresso del Partito Radicale Non Violento Transnazionale e Transpartito. Questo non per fare una rivendicazione burocratica e fine a se stesso perché c'è la legalità statutaria, ma la legalità statutaria serve perché è come dire, uno strumento grazie al quale, facendo un congresso, approvando una mozione, eleggendo un segretario, a quel punto c'è la vita di un soggetto politico. Gli scazzi personali, gli scontri fanno parte del dibattito politico, soprattutto se si cominciano ad affrontare in una sede come questa questioni che magari anche proprio per mancanza della sede propria non sono state affrontate a lungo, ma sono state affrontate magari attraverso, non con lo scambio diretto, non con le persone che erano a tu per tu, ma ognuno lo ha fatto in sedi diverse, in sedi proprie. A me sembra normale che se non c'è lo sforzo, se non si sente la necessità di individuare questo percorso, è normale che se non c'è una mozione con degli obiettivi politici sui quali ad esempio un tesoriere fa le iscrizioni del partito, è normale che poi prevalgono elementi non politici. È normale che prevale la valutazione dei comportamenti, la valutazione dei toni, la valutazione degli accenti, la valutazione delle simpatie e tutta una serie di altri elementi che non hanno a che fare con il nostro metodo, con la nostra storia, perché appunto abbiamo sempre ritenuto che il modo più utile di fare politica sia quello di individuare degli obiettivi comuni, di darsi una scadenza che è di solito per i soggetti radicali l'anno politico e di individuare una persona che ha la responsabilità della conduzione politica e dell'attuazione, almeno del tentativo di attuare quegli obiettivi, e poi l'assemblea valuta questo. Quindi tentare di arrivare a una convocazione di un congresso ha valore per tutto questo che ho provato a dire. Non ha valore di per sé perché c'è la contestazione dell'illegalità statutaria fine a se stessa, ma perché la legalità statutaria significa provare a seguire le regole che ci si è dati per fare l'iniziativa politica. Quindi tu in qualche modo pensi che questa occasione, che è un'assemblea, che è un qualcosa che richiama gli iscritti, però non è un appuntamento statutario, sia servita anche per mettere in campo certe cose. Cioè, secondo te, dopo questa assemblea, ecco, pensi che ci potrà essere, non lo so, qualcosa questo di diverso? Davvero non lo so, ripeto, penso che chiunque ha partecipato a questa assemblea ha partecipato senza finzioni e senza ipocrisia, quindi con l'intenzione di venire e dire quello che pensa in maniera diretta, in maniera schietta, perché questo lo si deve a chi continua ad iscriversi ad un soggetto come il Partito Radicale, che però vive la difficoltà grave che sta vivendo per tutti i motivi che non sto qui adesso a riassumere e ad elencare. E quindi c'era l'intenzione, se non altro, di dare un contributo. Lo deve anche a se stesso, perché insomma
ripeto, lo scontro fa parte della vita politica e il dirsi le cose in faccia come uno ritiene che stiano fa parte della vita politica. A questo punto bisognerà vedere se c'è una urgenza avvertita da parte di tutti, o almeno da parte di chi poi sarà in grado di rimettere in moto questo percorso, di farlo. Non saprei dire, perché tra l'altro, appunto, essendo una riunione in qualche modo informale convocata dal tesoriere del Partito Radicale, non prevede, come invece avviene nelle assemblee degli iscritti formali che si chiamano congressi, non prevede poi la votazione di documenti, eccetera. Quindi bisognerà vedere se c'è la capacità e anche un po' la fantasia da parte di chi vuole farlo di continuare su questo percorso. Un'ultima cosa ti volevo chiedere, tornando un po' indietro, diciamo, il documento di convocazione è un documento, appunto, che aveva alcune firme e che praticamente era al centro, dopo una sintesi, diciamo, di analisi un po' politica e così via, insomma, la pietra dello scandalo in qualche modo era questa presentazione di una parte di radicali, poi erroneamente individuata in radicali italiani, alle elezioni amministrative. Ecco, io mi sono seguito, insomma, praticamente tutto quanto, e ho sentito dei toni così accesi che sinceramente ho avuto un po' dall'atmosfera generale dei dubbi che poi questa cosa possa essere stata veramente sostanzialmente la causa scatenante di questi toni accesi anche amaramente anche sul personale, insomma, non lo so, tu a te ha convinto, a parte l'analisi che era, diciamo, all'inizio in premessa nel documento. E poi, insomma, è una cosa così grave, visto che poi in realtà sì, c'è questa cosa che non ci si presenta col nome, che poi abbiamo visto che in passato, nel 2008, Radicali su una lista ci stava, scritto, e poi comunque sia sostanzialmente i Radicali hanno partecipato a varie competizioni elettorali, pur magari con un senza un nome, ma insomma, ecco, non ti sembra un po' un pretesto? Ma guarda, io non lo so se è un protesto e mi piace provare a fare chiarezza anziché contribuire a fare confusione. Non lo condivido quel documento d'ingresso di questa assemblea, soprattutto non condivido che in un'assemblea che ha l'ambizione di affrontare un momento difficile tentando di rilanciare la vita del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito si arrivi con un documento di convocazione di quel tipo, che è un documento a mio avviso di chiusura, non di apertura, è un documento per certi toni di scomunica, è un documento che non sa vivere appieno quell'attributo della non violenza che per noi è così importante, perché insomma è stato ricordato anche nel comitato, nell'ultimo comitato di Radicali Italiani, quando si fa un'analisi che noi possiamo condividere o meno per in toto o in parte sulla mancanza di democrazia, sulla la negazione dello Stato di diritto nel nostro paese, e poi si arriva a dire che c'è un unico modo, c'è un solo modo per affrontare questa cosa ed è il mio modo, dicono i sottoscrittori di quella di quel documento di convocazione. Oh, non lo so, secondo me è un po' una negazione in termini dire che poi quello è il metodo radicale, è il metodo non violento, perché è un metodo esclusivo, è un metodo un po' per dire siamo solo noi i veri radicali, ce lo diciamo da soli e ce lo diciamo convocando l'assemblea nella quale invece dovrebbe esserci l'apertura al dialogo per ritrovare degli obiettivi comuni e soprattutto una via che porti alla convocazione del congresso. Questa è la mia... è il mio giudizio, che è un giudizio politico, e credo che forse questo è il contributo più importante che tutti noi possiamo dare in questa fase, cioè quello di sforzarci di dare giudizi politici e di fare azioni ed iniziative politiche. Io penso, l'ho detto intervenendo, che i Radicali Italiani in questi pochi mesi di attività e di vita di soggetto costituente del Partito Radicale dall'ultimo congresso stia facendo e stia portando avanti delle iniziative che sono possono essere, se riconosciute, un contributo importante al rilancio della vita del Partito Radicale. Da altre parti non le vedo iniziative, le vedo nell'associazione Coscioni, le vedo in Non c'è pace senza giustizia, ma in chi poi in questo momento ha l'unica responsabilità statutaria rispetto al Partito Radicale, ecco,
forse si dovrebbe prestare più attenzione anche a questo. Sì, in zona Cesarini una cosa che mi è venuta in mente adesso, volevo chiederti, abbiamo rivisto in queste mura Emma Bonino, è venuta, è intervenuta e mi è venuto in mente anche che potrebbe essere quel documento di convocazione di cui parlavamo forse una risposta anche alla sua mobilitazione a favore appunto della lista radicale, una promozione insomma importante, e forse lì qualcuno ha masticato male. Ah, questa è una domanda che dovresti fare ad alcuni. Proveremo o a tutti, a farla, i sottoscrittori, che tanto sono tanti, magari sicuramente qualcuno che ti risponde lo trovi. È dura, sicuramente. Comunque è un dato di fatto che le se non sbaglio, in questo anno le due iniziative di convocazione del Partito Radicale sono arrivate una dopo il congresso di Chianciano, l'ultimo congresso, e una dopo questa iniziativa politico-elettorale delle liste su Roma e su Milano. Quello che dispiace sempre da un punto di vista politico è che comunque, siccome si sono evocate scelte, no, appunto 1980, eccetera, la decisione di non presentarsi in massa alle amministrative perché avere un esercito, di rinunciare a un esercito di consiglieri comunali che avrebbero significato perdere. Beh, qui la situazione è molto diversa. Qui ci sono state due esperienze di radicali eletti all'interno delle istituzioni che hanno fatto un'iniziativa politica che, a mio avviso, di cui io ho un giudizio positivo e che la rivendico, e quindi non c'entra niente con quella cosa. Cioè, si tratta di fare una valutazione se ha senso e come fare, tentare un'incursione anche in questa situazione per dare una possibilità all'azione radicale laddove già c'è stata, per dare una continuità, per fare quello che abbiamo fatto e continuare a farlo. Che di questo non ci sia valutazione, ma ci sia invece il giudizio e la scomunica, anche questo secondo me è significativo. Grazie Riccardo Magni. Grazie.